Ciao a tutti, allora ho comprato la webcam, quindi oggi farò un tutorial appunto con la webcam, è un pochino più veloce anche se non abbandonerò sicuramente la videocamera. Allora, oggi voglio parlare di metodi diciamo ecologici e metodi classici. Allora, innanzitutto volevo prima di tutto dirvi che è una cosa secondo me molto importante per lavorare in giardino è quella di utilizzare le mani nude, mi raccomando. In quanto io ho visto anche delle persone che lavorano con i guanti, alcuni con i guanti diciamo di plastica, quelli bianchi, eccetera, però secondo me non è una cosa che ci fa comunque conoscere bene la terra la conosciamo bene soltanto se la tocchiamo. È come una mamma che lava il suo bambino con i guanti di plastica, insomma, una cosa che non si fa. Il bambino va toccato, la terra va toccata. Se vuoi conoscere qualcosa, bisogna che ci lavori, e questo riguarda anche la terra. Quindi mi raccomando, sentitela bene, lavorate per bene. Io questo lo faccio spesso, anzi, per me è anche un piacere, perché poi so con che cosa ho a che fare. Allora, primo metodo diciamo ecologico per mandare via gli afidi. Spesso gli afidi colpiscono le rose. Allora, per quello che riguarda le rose ci sono diversi metodi. Allora, o compriamo, adesso vi dico il metodo classico, o compriamo un concime chimico e quindi lo prepariamo e lo vaporizziamo. Queste operazioni vanno sempre fatte, mi raccomando, di sera. Non le facciamo mai di mattina perché sennò la pianta deve affrontare tutto l'arco della giornata con il sole e questo è negativo per la pianta. Quindi queste operazioni le facciamo sempre di sera, quando ci prepariamo a affrontare la nottata. Ecco. E quindi diciamo vi ho detto il metodo classico. Il metodo ecologico, a me hanno insegnato un decotto d'aglio. Si prende una bella pentola grande, comunque 2 litri d'acqua, diciamo, comunque una pentola abbastanza grande. Prendiamo una testa d'aglio abbastanza grande e facciamo bollire l'acqua e poi gli mettiamo la testa d'aglio all'interno e la teniamo tutta la notte in infusione. Il giorno dopo quest'acqua impregnata di aglio, diciamo, ovviamente l'aglio si toglie. E questa si può spruzzare appunto sulle rose. Questo metodo io l'ho provato, funziona, ma secondo me non è proprio un metodo aggressivo, nel senso che comunque gli afidi tornano. Io poi ho applicato il mio metodo, che adesso ve lo dico, magari a voi farà anche un po' senso. Io le tolgo con le dita, perché gli afidi vanno tutti a poggiarsi, diciamo, in gruppo. Di solito vanno sui boccioli della rosa. Quindi che cosa succede? Succede che io vado con le dita, vediamo che questo sia il bocciolo della rosa, vado e le sfilo così e le prendo tutti e la ammazzo praticamente. E secondo me questo è migliore perché una volta che le hai tolti tutti non ritornano più. Un altro consiglio che vi voglio dare, molto ecologico, se ci sono delle malattie che non riuscite a togliere comunque con questi metodi che sono diciamo ecologici come vi ho detto prima, voi potete sicuramente trattare la pianta con elementi chimici, però una cosa che potete fare è prima asportare tutta la parte che è malata. Perché se voi mi lasciate, per esempio, a me si ammalano spesso le rose ed è un tipo di malattia per la quale non ho ancora trovato un metodo, diciamo, ecologico. Quindi devo spruzzarla con insetticidi, eccetera. Allora, che cosa succede? Io prima tolgo tutta la parte, per esempio, le foglie che sono malate, diventano gialle o hanno dei ragnetti, eccetera, quella la asporto tutta. E cercando di lasciare però sempre dei rami che abbiano un germoglio, quindi per fare in modo che poi si riproduca.
poi successivamente, allora scusatemi, registro il giorno, cioè registro oggi l'altro pezzetto perché sto avendo dei problemi con studio. Che è il programma che uso per fare appunto i miei tutorial. Quindi riprendo da quello che ho detto ieri. Successivamente, poi dopo che abbiamo tolto tutte le parti che sono ammalate, noi possiamo preparare tutto quanto per poter spruzzare poi appunto l'insetticida. Ovviamente le istruzioni ci saranno scritte dietro all'insetticida, però la cosa importante è che comunque, essendoci meno parti malate, noi dovremo anche fare meno insetticida, spruzzarne anche di meno, quindi diciamo che è molto più ecologico che invece farlo con tutte le parti che poi cadranno da sole perché sono ammalate. Ecco, spero di essermi spiegata, se magari non avete capito me lo chiedete per piacere. Poi un'altra cosa, mi sono segnata appunto quelle cose che vi volevo dire, è la concimazione. Le concimazioni possono essere, quindi per quello che riguarda l'orto o per quello che riguarda anche il giardino, o sia sì, appunto tutte le piante, può essere concimazione chimica, ovvero comprando dei prodotti chimici, oppure ci può essere appunto la concimazione biologica, comprando un concime biologico. L'ideale sarebbe di farsi il concime biologico. Il concime biologico si può fare con un compostatore. Io ce l'ho e vi farò appunto un tutorial su questo. È un concime che si crea da solo nel tempo utilizzando, poi vi spiegherò appunto come si fa. Si crea da solo, è estremamente ecologico, viene fatto con l'umido delle cose che mangiamo, quindi la buccia delle patate, la buccia delle non so, delle pere, delle mele, resti di melone, eccetera. Si mette tutto dentro, gusci d'uovo e comunque poi vi farò un tutorial apposito, diciamo, proprio per spiegarvi come si fa, come si tiene, come si fa il compost. Va bene, direi che ho finito. Adesso mi sono venuti solo questi in mente di rimedi ecologici, però se ne imparo degli altri o me ne vengono altri in mente, comunque ve li farò sapere in un altro tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao.